SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. C'è sconcerto a Conselice nella Ravennate per il caso della maestra accusata di maltrattamenti che insegnava regolarmente nonostante fosse in cura da anni al CERT. Il comune romagnolo dichiara di non averne mai saputo nulla, sottolineando la totale disponibilità alle famiglie. Sono 5.900 i frontalieri che lavorano tra Italia e Repubblica di San Marino. A Rimini si è svolto un convegno per fare il punto della situazione. Nonostante storici privilegi, si dichiarano scontenti e accusano le istituzioni di essere discriminati. Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera e senatore, si dichiara un aperto sostenitore del Partito Democratico. Non abbiamo alternative, dice ai nostri microfoni, riferendosi alle forze cosiddette populiste, l'endorsement in vista delle europee. Ha preso il via da Cesena la settimana dedicata al wellness promossa dal colosso Tecnogym. Nella sede dell'azienda sono stati divulgati per l'occasione alcuni dati che vedono i romagnoli ai primi posti in Italia come popolazione attiva. Sarà la spiaggia libera antistante la colonia bolognese di Miramare e di Rimini la nuova zona dedicata a concerti e attività estive. Beach Arena, questo è il nome del progetto che cambierà totalmente il volto del quartiere più a sud del capoluogo romagnolo. E infine lo sport, il calcio, entra in scena all'Imolese nel terzo turno dei playoff di Serie C. I rossoblù di Alessio Dionisi faranno visita alla corazzata Monza e dovranno sfatare un tabù. I romagnoli in stagione non hanno mai battuto i lombardi. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Ludovico Luongo. A voi tutti ancora una volta buonasera dalla nostra redazione. Fa discutere a Conselice il caso della maestra accusata di maltrattamenti che risultava da anni in cura al CERT. Dal comune fanno sapere di non aver mai saputo nulla di questa vicenda, ma facciamo il punto nel nostro primo servizio. A scuola c'è un mostro che ci dà le botte. Queste le parole di uno dei piccoli alunni di una scuola materna di Conselice, provincia di Ravenna, che ha fatto scattare il primo campanello d'allarme nei genitori. A loro si è unito un coro di altre 10 famiglie che a partire dal 2017 hanno cominciato a rivolgersi ai carabinieri. Da lì l'indagine su una maestra di 57 anni che si trova ora indagata per maltrattamenti aggravati nei confronti di alcuni bambini tra i 3 e i 4 anni. Una vicenda già di per sé grave che sta facendo ancora più rumore da quando si è scoperto che la donna era in cura al CERT da 10 anni e che nell'ultimo periodo stava seguendo un percorso di riabilitazione a base di metadone e antidepressivi. Cosa che, stando a quanto risulterebbe dalle analisi, non le impediva di assumere comunque cocaina e marijuana. E ora molti puntano il dito sul comune accusato di non aver vigilato a dovere. La scuola è statale, purtroppo al comune non è stato comunicato nulla, spiegano dall'amministrazione, la quale si dice dispiaciuta per la vicenda anche in virtù del fatto che nessuno dei coinvolti ha pensato di recarsi a Palazzo Fabbri per chiedere aiuto. Noi siamo a disposizione delle famiglie, ha spiegato il sindaco, quando 10 anni fa si è verificato un episodio simile in una scuola comunale, l'amministrazione si è attivata da subito per risolvere la vicenda, cambiando tutti gli operatori. Ora dallo Stato mi aspetto lo stesso rigore. È stata trasportata all'ospedale di Ravenna con la massima urgenza, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. Il decesso è arrivato pochi minuti dopo. Vittima di un incidente mortale è una donna di 41 anni, residente a Cervia, che la scorsa notte stava percorrendo la Romea in direzione delle Bassette, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua Hyundai nei pressi di una rotatoria. La macchina si è ribaltata più volte, finendo poi la sua corsa in mezzo alla carreggiata. Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna, poi la corsa alla Santa Maria delle Croci, dove però è morta a seguito dei gravi traumi riportati. E nella tarda mattinata di oggi una donna di 30 anni è stata travolta da un autobus mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali
siamo a Bologna, nella zona di Porta Sant'Isaia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, che ha poi trasportato la giovane all'ospedale maggiore. Da quanto si è appreso, la vittima non risulterebbe in pericolo di vita, però preoccupano le condizioni di una gamba che rischia di essere amputata. Sono 5.900 i frontalieri che lavorano fra l'Italia e San Marino. C'è stata un'occasione di confronto a Rimini, vediamo cosa è emerso. La prima batosta è stata la finanziaria del 2003 che ha imposto la doppia tassazione sui lavoratori frontalieri. Per chi ogni giorno fa il pendolare tra l'Italia e San Marino, le cose sono peggiorate con la crisi economica che ha colpito entrambi i territori e mutato la percezione del frontaliere che oggi chiede il riconoscimento di maggiori diritti. Quello che chiedono i sindacati è il riconoscimento dello status di lavoratore frontaliere con una normativa che si integri con quella europea. Sono lavoratori che vanno verso uno Stato che non è ad oggi ancora nella comunità europea, pertanto tutti i diritti che per noi sono scontati e sono riconosciuti ai lavoratori italiani possono essere riconosciuti o sono in parte riconosciuti solo se a monte c'è un accordo bilaterale con lo Stato sammarinese. Un lavoratore su tre a San Marino è straniero, mentre nei territori limitrofi i sammarinesi lavorano per oltre il 70% a Rimini, i restanti si dividono tra il pesarese e la provincia di Forlì-Cesena. Voi siete dei lavoratori transfrontalieri, con questa doppia tassazione lo stipendio alla fine del mese si riduce notevolmente. Siamo in qualche maniera, dobbiamo stare attenti sul pezzo e non c'è mai una tranquillità assoluta. Addirittura nel contratto nazionale ci sono delle discriminazioni, come per esempio uno che ha purtroppo un figlio con handicap si trova a avere delle regole diverse da un residente o sammarinese. E siamo ora alla politica. L'ex presidente della Camera e senatore Pier Ferdinando Casini, assieme all'ex ministro Gianluca Galletti, ha partecipato all'incontro dell'Associazione Culturale Bologna per l'Europa, lanciando di fatto le candidature bolognesi del Partito Democratico al prossimo appuntamento del 26 di maggio. Vediamo. Bologna per l'Europa, associazione culturale di stampo centrista, lancia la volata ai candidati bolognesi del Partito Democratico Paolo De Castro e Francesca Puglisi in corsa nella circoscrizione nord-orientale alle elezioni europee del 26 maggio. L'endorsement arriva dal senatore ed ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini. Di rafforzare tutto quello che in Europa si muove per la serietà contro questi pazzi populisti che sono a destra e a sinistra e che danno grandissimi danni. In più, per la città di Bologna noi vogliamo dei candidati bolognesi in Europa che ci rappresentino, De Castro ha fatto benissimo, Francesca Puglisi è una persona che ho conosciuto al Senato e che ha lavorato con grande serietà, noi vogliamo che siano i nostri testimoni alla Bruxelles, perché Bologna è una città integrata in Europa e non vuole uscire dall'Europa. La promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per i diritti delle donne, per il diritto alla salute di tutti i cittadini, perché questa Europa deve essere più vicina alle persone. In sala anche una delegazione venezuelana che ha ringraziato Casini e il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani per il sostegno al paese sull'orlo della guerra civile. Tornando in città, l'alleanza di centrosinistra dovrebbe portare a un candidato unico e forte alle amministrative del 2021. Intanto si rinsalda contro il governo giallo-verde Lega 5 Stelle. Stanno distruggendo l'Italia. Il governo del Partito Democratico ha lasciato un paese con una crescita dell'1,5%. Loro festeggiano per 1,02%. Hanno bloccato tutti gli investimenti, la disoccupazione è tornata a crescere, la cassa integrazione anche nelle regioni del centro-nord è tornata a salire. Abbiamo bisogno di invertire la rotta e per questo, per fermare questa destra pericolosa e questa incompetenza grillina, l'unica sponda possibile è quella del Partito Democratico. Anche coerente con quello che è un percorso politico che abbiamo fatto, anche perché francamente, detto tra noi, non lo dica nessuno, non mi sembra che ci sia da guardare da molte altre parti. Ha preso il via la settimana dedicata al wellness promossa da Tecnogym. Per l'occasione sono stati divulgati a Cesena i dati del report sul vivere sano che dimostrano come la popolazione in Romagna sia la più attiva d'Italia. Si è svolta presso il Tecnogym Village la sessione di apertura del Tecnogym Forum, nell'ambito della quale sono stati condivisi i dati del Wellness Valley Report, una ricerca inedita effettuata da un osservatorio indipendente formato da Università di Bologna e Union Camere Emilia Romagna sugli impatti del progetto Wellness Valley sulla popolazione romagnola, sia in termini di salute che di sviluppo economico.
Abbiamo dei dati meravigliosi perché dopo tanti anni stiamo raccogliendo i risultati che vanno tutti nella direzione di più salute, di più benessere, meno malattie e soprattutto più produttività. Sul territorio abbiamo 10 punti in più di percentuale rispetto alla media nazionale di persone attive. Abbiamo una percentuale molto alta di persone che vanno in bicicletta rispetto alla media nazionale, così come le persone che vanno a piedi. E i dati sono molto incoraggianti, anche quelli più tecnici, diciamo così, come quelli rispetto alle malattie cardiovascolari. I medici prescrivono l'esercizio fisico quasi il doppio rispetto alla media nazionale, quindi abbiamo veramente oggi dei dati che incoraggiano le iniziative e gli operatori. Vi parliamo ora di Walking 1000, una coreografia di oltre 1000 studenti delle scuole superiori di Cesena che è stata prodotta questa mattina nell'impianto di atletica adiacente il Carisport. Sfidando la pioggia, stiamo vedendo alcune immagini, i ragazzi che hanno sfilato tutti insieme dai loro istituti fino al campo di atletica accompagnati da 6 atleti professionisti, riunendosi poi al centro della pista per formare con una catena umana la scritta W1000. L'iniziativa è stata organizzata dal gruppo Time to Move per promuovere l'aggregazione e i corretti stili di vita. Il drone di Teleromagna ha filmato la coreografia con le spettacolari immagini aeree che state vedendo. E si sta tenendo in questi giorni a Ravenna l'Italian Port Days. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Aprire alla cittadinanza luoghi ancora poco conosciuti, frequentati solo in occasioni particolari. Questo è lo scopo di Italian Port Days, iniziativa promossa da Assoporti con l'obiettivo di avvicinare la popolazione alla vita e alla cultura portuale. Credo veramente una occasione preziosa per rendersi conto di avere, di avere a Ravenna il porto dell'Emilia Romagna, un porto di rango internazionale, un porto che è primo in questo paese per la movimentazione di alcune tipologie di merci, un porto che movimenta circa 27 milioni di tonnellate di merci all'anno e soprattutto un porto che dà da lavorare a 6.000 persone direttamente e a più del doppio, 13-14.000 se si considera anche l'indotto, l'autotrasporto. Coinvolte nel progetto anche le scuole come l'ITIS Baldini di Ravenna. Ovviamente è una presenza importante a Ravenna, è l'unica scuola del genere in tutta l'Emilia Romagna ed è quindi sono contenti di poterla avviare l'anno prossimo. La Rimini Beach Arena, l'area da concerti sulla spiaggia riminese, traslocherà quest'anno a Miramare e vedrà esibirsi ospiti internazionali. Vediamo. Steve Aoki, Boom Da Bash, Achille Lauro sono alcuni dei nomi che quest'estate si esibiranno alla Rimini Beach Arena, che sarà allestita per un mese nella spiaggia libera di Miramare di fronte alla colonia bolognese. Il trasloco dell'area concerti è stato possibile grazie all'investimento di oltre 1 milione di euro del titolare dell'Altro Mondo Studios. Come un imprenditore abituato alle sale, alle piste da ballo, ha deciso di investire in un evento all'aria aperta sulla spiaggia? A Rimini mancava un'area del genere a livello turistico con grossi eventi e sicuramente può comunque lavorare in sinergia con i locali. L'area da 10.000 metri quadri dovrà fare i conti con una nuova location più periferica. Non più il porto di Rimini e Piazzale Boscovic, ma il quartiere che negli ultimi anni è alla ricerca di una nuova identità. Nell'immaginario collettivo, come ho già detto in altre occasioni, qualcuno lo voleva identificare come un luogo abbandonato da Dio agli uomini. Non è così. Noi come Confcommercio abbiamo in quell'area tantissimi soci che chiedevano, è vero, da tempo che ci fossero delle attenzioni particolari. Quando si parla di business bisognerebbe pensare anche a tutte quelle persone che invece aspettano che gli cadano dall'alto iniziativa come questa per poi trarre dei benefici. I mosaici bizantini della Basilica di San Vitale a Ravenna saranno lo sfondo dei concerti dei Vespri all'interno di Ravenna Festival, che uniscono musica sacra e luoghi religiosi. Dal 6 giugno al 14 luglio ritorna per il quarto anno consecutivo il progetto dei Vespri nella Basilica di San Vitale, all'interno del Ravenna Festival. Tutti i giorni alle ore 19 sarà così possibile ascoltare 38 concerti di musica sacra.
Sì, è un programma molto ricco, vario, perché raccoglie il risultato dell'esame di quasi 120 progetti giunti in seguito al bando internazionale che abbiamo promosso. E quest'anno particolarmente ricco e quindi abbiamo ritenuto di inserire ben 19 gruppi per 34 spettacoli che si svolgeranno all'interno di San Vitale. Siamo contenti di poter ospitare questa iniziativa nelle nostre basiliche, non solo San Vitale, ma alcune di queste iniziative anche in altri ambienti come le nostre chiese e le nostre basiliche. Siamo anche contenti di poter continuare a sostenere Ravenna Festival perché questo dà prestigio alla città e anche permette di scoprire dei tesori di musica sacra che altrimenti ben difficilmente andrebbero, sarebbero conosciuti e diffusi. Spazio alla musica, centinaia di giovani hanno partecipato alla prima giornata di Campus Festival a Forlì, rassegna con concerti, spettacoli e incontri, vediamo com'è andato. Venerdì sera si è tenuta la prima serata del Campus Festival di Forlì, che ha visto come protagonista il rapper Murubutu. Alessio Mariani, il vero nome dell'artista, classe 75, famoso nella storia dell'hip hop italiano per unire il rap alla letteratura, alla storia e alla filosofia, si è esibito per un'ora circa davanti a un folto pubblico. Il rapper, anche docente di filosofia al liceo di Reggio Emilia, ha presentato il suo ultimo album, Tenebra e la notte, ed i brani di maggiore successo. Tournée ottima, ci muoviamo su tutta Italia, ci sono ancora tante date che si intensificano nei mesi di luglio e agosto. Che consiglio daresti ai giovani che vogliono approcciarsi al mondo dell'hip hop? Un consiglio fondamentale per i giovani è sicuramente quello di essere originali in un genere che è così derivativo. Un programma ricco di eventi per la seconda edizione del Festival Universitario. Bologna. I carabinieri di San Giorgio di Piano, nel bolognese, hanno arrestato un 29enne italiano con l'accusa di stalking e lesioni personali aggravate ai danni dell'ex convivente. L'uomo è finito ai domiciliari. Rimini. La polizia municipale ha segnalato alla procura il titolare di una ditta accusato di aver abbandonato diversi bidoni di vernice a San Lorenzo Monte. L'uomo rischia fino a 26.000 euro di multa, senza escludere anche sanzioni penali più gravi. Riccione. I bagnini della cooperativa locale hanno contribuito a realizzare la scritta gigante Riccione in occasione del passaggio del Giro d'Italia di domani. L'opera, composta da 150 ombrelloni, è lunga 120 metri e larga 15. Ferrara. Tappa a Ponte Lagoscuro per il segretario PD Nicola Zingaretti. Duro l'attacco nei confronti di Salvini, con l'invito 5 Stelle a pensarci bene. Combattiamo chi vuole distruggere l'Europa. E la linea passa ora alla nostra redazione sportiva. Grazie Ludovico per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Apriamo con il calcio, lo sbarco dell'Imolese nel terzo turno dei playoff avverrà in casa del Monza. La squadra di Dionisi si sente pronta a compiere l'impresa in casa di una delle favorite per la promozione in Serie B. La sfida tra Monza e Imolese ha raggiunto ormai tutti i crismi per essere definita come una grande classica del campionato di Serie C. Dopo il doppio confronto di campionato e l'incrocio in gara unica di Coppa Italia, quelle che si svolgeranno domenica e mercoledì al Brianteo e al Galli saranno rispettivamente la quarta e la quinta partita tra queste due formazioni così differenti l'una dall'altra, coi lombardi candidati naturali al salto di categoria dopo gli ingenti investimenti operati sul mercato e i rossoblù che invece hanno dimostrato di non aver mai avuto timori reverenziali per chi che sia. L'impresa di battere Brocchi, però, non è mai riuscita a Dionisi. Non è la prima volta che lo incontriamo, sarà la quarta e la quinta volta che lo affronteremo. È un avversario forte, ma come lo sarebbero state tutte le altre comunque che ora sono dentro.
Lo rispettiamo, sappiamo che ci renderanno la vita molto molto difficile, anche perché nelle tre partite precedenti due ne hanno vinte e una l'hanno pareggiata, quindi hanno sempre avuto la meglio. Però non abbiamo poco da perdere contro una squadra forte e tanto da dimostrare ancora. Ci proveremo sapendo che insomma non, loro sono bravi e potranno sicuramente metterci in difficoltà. Sempre in Serie C, ma per quanto riguarda i play-out, invece il Rimini giocherà domani pomeriggio in casa della Virtus Vecomp Verona. Vediamo le ultime. Un doppio confronto che vale un'intera stagione. Il Rimini scende in campo contro la Virtus Vecomp Verona per un abbinamento play-out che non farà sconti. L'impatto coi professionisti è stato tutt'altro che agevole per la società del presidente Grassi. Man mano che passavano le giornate, il club biancorosso ha continuato a perdere pezzi, a cominciare dagli allenatori, ben tre quelli sacrificati sull'altare del dio risultato, fino allo stesso staff dirigenziale, con un Tamai prima depotenziato, infine congedato proprio sullo striscione del traguardo. Tutte le speranze del patron si sono così condensate sulla figura di Mario Petrone, indicato come autentico plenipotenziario del club biancorosso per ricompattare l'ambiente. I risultati sono stati altalenanti, anche se perlomeno il pericolo di una retrocessione diretta è stato scongiurato, seppure per il rotto della cuffia. Ora però occorrerà chiudere il cerchio contro un avversario, quello veronese, che invece di cambiare guida tecnica non sente proprio l'esigenza, visto che la figura del presidente Luigi Fresco coincide con quella dell'allenatore, sempre il medesimo Luigi Fresco per l'appunto, da 36 anni. Quasi uno scontro dei mondi, dunque, per un Rimini che a Verona dovrà badare soprattutto a non prenderle, per poi sigillare l'impresa nella gara di ritorno che si giocherà la settimana prossima al Romeo Neri. Passiamo ora al basket. Il canestro firmato da Berkic a 3 secondi dal termine va su a Cesena alla qualificazione nella gara 3 contro Piombino. Ora per i Tigers alle porte la serie finale contro Orzinuovi. Un finale romanzesco per conquistare un grande traguardo nella partita più equilibrata. L'Amadori Cesena ha chiuso i conti contro Piombino, regalandosi la serie contro Orzinuovi, quella che potrebbe schiudere le porte delle Final Four che assegneranno le promozioni in A2. La squadra di coach di Lorenzo lo ha fatto nel modo più rocambolesco, ovvero rintuzzando la partenza lanciatissima dei toscani, 14-2 tanto per gradire e una gestione della partita tutta basata sull'aggressività. Cesena in cassa, si affida ai suoi giocatori di maggiore spessore come Raschi e Berkic per rimanere a contatto, ma perde per strada Sacchettini, costretto a uscire per infortunio al termine del terzo quarto, oltre a vedere De Fabritis gravato di 4 falli nel momento topico del match. Si arriva così alla volata punto a punto, Piombino è sotto di 1 ma trova il 2-2 dalla linea della carità di Iardella per affacciarsi col coltello dalla parte del manico agli ultimi secondi della partita. Il Carisport è ormai una bolgia, Papa si prende la penetrazione per vincere la partita e viene abbattuto da Iardella. Si va in lunetta dove però il numero 7 sbaglia il primo tiro libero. C'è ancora speranza per Cesena, quella di andare al supplementare, ma la palla fa in and out e allora ecco sbucare come un falco David Berkic, rimbalzo e canestrone della staffa, quello che scatena l'entusiasmo incontenibile dei tifosi cesenati e che vale una finale per i Tigers. È tutto per lo sport, Ludovico a te. Grazie al nostro Marco Rossi, ora seguiamo insieme le previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori Tele24 e Tele Romagna da Andrea Raggini. Il fine settimana si è aperto con nubi, rovesci e temporali, ancora quindi una giornata prettamente instabile. Non andrà meglio nella giornata di domenica, che si aprirà con nuvolosità diffusa, seppur nelle prime ore del mattino le schiarite si potrebbero verificare specialmente sulle pianure centro-orientali, ma la nuvolosità sarà diffusa con già qualche precipitazione lungo il corso del fiume Po e sul nostro Appennino nel corso del pomeriggio.
pomeriggio i rovesci aumenteranno a macchia di leopardo anche sulle pianure centro-orientali. Saranno più probabili comunque i rovesci al confine con Lombardia, Veneto e sul nostro Appennino. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 14 gradi, valori massimi in aumento e compresi tra 15 e più 19 gradi. Ventilazione in aumento da sud-ovest, il mare risulterà quasi calmo. Anche la nuova settimana esordirà con un tempo spesso instabile. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi uno splendido sabato sera. Prima di salutarci, rivediamo insieme i fatti principali di questo telegiornale della sera. C'è sconcerto a Conselice nel Ravennate per il caso della maestra accusata di maltrattamenti che insegnava regolarmente nonostante fosse in cura da anni al SERT. Il comune romagnolo dichiara di non averne mai saputo nulla, sottolineando la totale disponibilità alle famiglie. Sono 5.900 i frontalieri che lavorano tra Italia e Repubblica di San Marino. A Rimini si è svolto un convegno per fare il punto della situazione. Nonostante storici privilegi, si dichiarano scontenti e accusano le istituzioni di essere discriminati. Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera e senatore, si dichiara un aperto sostenitore del Partito Democratico. Non abbiamo alternative, dice ai nostri microfoni, riferendosi alle forze cosiddette populiste, l'endorsement in vista delle europee. Ha preso il via da Cesena la settimana dedicata al wellness promossa dal colosso Tecnogym. Nella sede dell'azienda sono stati divulgati per l'occasione alcuni dati che vedono i romagnoli ai primi posti in Italia come popolazione attiva. Sarà la spiaggia libera antistante la colonia bolognese di Miramare e di Rimini la nuova zona dedicata a concerti e attività estive. Beach Arena, questo è il nome del progetto che cambierà totalmente il volto del quartiere più a sud del capoluogo romagnolo. E infine lo sport, il calcio entra in scena a Limolese nel terzo turno dei playoff di Serie C. I rossoblù di Alessio Dionisi faranno visita alla corazzata Monza e dovranno sfatare un tabù. I romagnoli in stagione non hanno mai battuto i lombardi. È davvero tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, non ci sono ulteriori aggiornamenti. L'informazione torna sulle nostre reti domani a partire dalle ore 8. A voi tutti una buona serata. Infotech, il partner HP in Romagna. SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.